riplive.it. The next step. E rieccoci prof con il nuovo anno, eccoci qui con Acme in reply.it, sempre come anche l'anno scorso, trovate qua la Fede e il prof. Quindi con nuova energia, nuovo stimolo per l'anno che è arrivato, la nuova serie di puntate. Nuova serie di puntate, nuovo anno, ma non preoccupatevi perché il nostro format non vi abbandona, rimane sempre lo stesso, saremo sempre in giro a conquistare, a scoprire nuove vie, a capire chi sono queste persone o questi luoghi a cui vengono nominate le vie e perché vengono nominate proprio a queste cose. Quindi noi ce lo siamo, almeno io me lo sono sempre chiesto per tutti questi 29-30 anni e quindi ho trovato questo programma per poter togliermi ogni dubbio sulle mie domande. Ma prima di iniziare prof dobbiamo dare contatti. Mi raccomando, non sono cambiati i contatti, quindi magari quelli più esperti se li ricordano ancora. Potete trovarci sulla nostra pagina ufficiale reply.it, il nostro sito, o se no su Facebook reply.it, la pagina di Reply, o se no anche quella di Acme, Acme Rip, dove trovate l'aforismo della giornata, dove trovate la ricondivisione del podcast, dove potete contattarci, magari suggerire qualche via. Se volete farlo invece tramite WhatsApp lo potete fare al 349-9450-223. Giusto prof, mi ha detto tutto? Bravissima. Siamo partiti a mille e a mille, andiamo a scoprire quale sarà la via di oggi. Ehi prof, che via conquistiamo oggi? Oggi conquistiamo via Amilcare Ponchielli. Ehi prof, cosa facciamo oggi? Quello che facciamo sempre, Fede. Cercare di conquistare Cane Grate e il mondo. La fede con il prof, la fede con il prof. Per ogni via nascosta il prof ha sempre una risposta. Lei curiosamente lo interrompe di frequente. Che coppia la fede con il prof, 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 prof. Eccoci qua, come non poteva mancare la nostra sigla che annunciava l'inizio ufficiale della trasmissione, e quindi siamo proprio entrati nella prima puntata del 2018 qui ad Acme. Sì, ancora giornate notturne, perché quest'ora è già sì, notte. infatti siamo, vi trasportiamo verso il weekend tutti i venerdì dalle 17 alle 18, ma poi potete riascoltare appunto il podcast quando volete voi. Noi lo stiamo registrando ora che è buio e quindi vabbè, è un po' così, un'atmosfera un po' notturna. Riprendiamo con la necessità anche di smaltire gli ozi e le mangiate del periodo festivo, quindi un po' di energia per sciogliere i grassi. Eh sì, infatti bisogna smaltire pranzi, cene, giornate, seduti con le gambe sotto il tavolo. Per fare questo oggi abbiamo scelto, anzi il prof ha scelto questo personaggio che è Amilcare Ponchielli, che per chi non conoscesse questo nome è un compositore italiano, giusto prof? Esatto, non è dei più famosi, ma sicuramente una bella figura. Ma forse è noto per una cosa specifica, di grande di conoscenza e diffusione. Tutti credo abbiano conosciuto i cartoni animati Disney e la famosa danza delle ore di Disney, dove c'erano questi ippopotamone che danzavano con poi l'arrivo dei vari coccodrilli. Ecco, la danza delle ore è una delle cose, diciamo così, più pregevoli scritte da Ponchielli. Beh, in realtà prof, per precisare, allora la danza delle ore si trova nell'insieme di corti fatti dalla Disney che è Fantasia. Esatto. E in Fantasia appunto c'è questo corto che dura più o meno 9 minuti, in cui vari animali con il tutù si danno alle danze con appunto questa musica. In realtà sono andata in questo film, cioè questo cartone l'avevo visto, ho consumato la videocassetta quando ero piccola di Fantasia, senza guardare ovviamente l'ultimo corto perché mi faceva troppa paura, che era la morte su Monte Calvo. Notte su Monte Calvo. Quella lì assolutamente era paurosissima, invece questo qua era molto piacevole perché iniziava con questi struzzi, anzi questo struzzo che si svegliava, iniziava a mettersi sulle punte, chiamava gli struzzi quelli col fiocchetto rosa, gli struzzi quelli col fiocchetto azzurro, iniziavano a ballare. Prima ballavano loro, poi dopo si avvicinavano a questa fontanella, a questo laghetto, da cui spuntava, emergeva questo ippopotamone.
l'ippopotamone, anche lui con il tutù, e iniziano a ballare tutti gli ippopotamoni su questa musica molto leggiadra, e quindi è abbastanza divertente. Questo, a un certo punto, l'ippopotamone, il protagonista, si addormenta su questo triclinio e arrivano i coccodrilli. Arrivano i coccodrilli che iniziano a ballicchiare anche loro, fanno un po', cioè, poi lì la musica inizia a diventare più vivace, fa un po' anche un po' di paura, un po' così di suspense. Iniziano a uscire da questo teatro, non riescono ad uscire da questo teatro con delle colonne qui perché gli ippopotami non ci passano e loro li tirano per uscire di qua e di là, e alla fine si conclude con appunto una sorta di cancan, una specie di cancan, un ricordo di un cancan, e poi finisce così che tutti gli struzzi, gli ippopotami e i coccodrilli se ne vanno sulle ultime note di questa canzone, di questa opera. È una bella interpretazione, in qualche modo ricorda quella teatrale, lì l'ambientazione è molto questo stile neoclassico, queste colonne, questi anfiteatri, e certamente c'è questo scambio, direi, abbastanza significativo, perché sembrerebbe che giustamente che il tutù siano delle femmine, i coccodrilli dei maschi, questo quasi rincorsa fino a che poi si appacificano tutti quanti. Bello, simpatico, comunque godibile sia come cartone che come musica. Assolutamente, infatti una grande cosa che, vabbè, la Disney sa fare un sacco di cose geniali, una tra queste appunto Fantasia. Quando l'avevo visto io era il primo originale, adesso so che hanno fatto il Fantasia 2000, che invece sono altri corti sulla stessa scia, quindi prendendo musiche classiche e mettendo appunto un'animazione sulla musica. E devo dire che è un modo magistrale per far conoscere la musica classica comunque ai bambini, a una fascia di età che non si avvicinerebbe mai a quel tipo di musica. Sicuramente è un bel modo, un bel messaggio di conoscenza. Sì, esattamente. Ma non sviamo dal tema, andiamo di più nel cuore della puntata. Quindi, chi era questo Amilcare Ponchielli? Dove è nato? In che periodo storico si è sviluppato? Cioè, certamente non è confrontabile alla fama di un Verdi o di un Puccini, e lui si trova proprio a cavallo tra questi due grandi personaggi. Diciamo che storicamente lui ha una sua fase di grande successo quando Verdi, insomma, ormai è vecchietto, ha più o meno concluso la sua parabola artistica, e ancora Puccini di là da venire, no? Tant'è che poi Ponchielli sarà anche uno dei maestri del Conservatorio di Milano, che insegnerà anche a Puccini. Quindi proprio si trova a cavallo di questi due grandissimi personaggi, cioè un po' schiacciato tra l'uno e l'altro. E poi diciamo che non aveva neanche un carattere così forte e deciso per imporsi sulla scena, cioè era molto pessimista, cioè poi dopo andremo a scoprirlo, era molto insicuro come persona, e però è riuscito alla fine a lasciare il segno, non come i due grandi Verdi e Puccini, ma anche lui. Purtroppo la sua persona non ha segnato così tanto la storia della musica italiana, quantomeno nelle persone che non si intendono di musica classica, ma una o due opere sono rimaste comunque nella cultura musicale. Sì, si è ritagliato uno spazio. Va detto, diciamolo subito, che è morto relativamente giovane, questo è un po' anche la sua sfortuna, perché sì, probabilmente avesse avuto un po' più di tempo, magari qualcosa di altro avrebbe potuto regalarci. Qui diciamo, tra i due grandi soggetti, tra un Verdi e un Puccini, lui nasce in Lombardia, vicino a Cremona, a Paderno, quindi un comunello vicino a Cremona, nel 1834, quindi 31 agosto, tra l'altro, quindi no, periodo estivo, e poi appunto morirà a Milano il 886 gennaio, proprio per broncopolmonite. Aveva preso freddo, era a Piacenza, tornato a Milano di corsa, ma non ce l'ha fatta. Ma il vagone del treno non era riscaldato, la condizione è peggiorata, e appunto a 51 anni Amilcare Ponchielli muore a Milano. E viene appunto, se volete andare a visitare la tomba, dov'è? Appunto a Milano, nel cimitero monumentale. Esattamente. E quindi diciamo, questo parabola interessante, lui cremonese, e la cosa che stupisce è che in realtà da ragazzino, giovanetto, ha avuto grande successo, nel senso che da piccolo padre organista e maestro di scuola, quindi comunque in una famiglia che di musica si interessava, a soli 9 anni supera l'esame di ammissione al Conservatorio di Milano, quindi quanto pare un piccolo genietto, no? Quindi ha tutto un percorso di studi particolarmente felice.
E poi quando deve iniziare a confrontarsi con il mondo incominciano i problemi, cioè probabilmente ha avuto anche una condizione di, come possiamo dire, scontro con una realtà che forse si aspettava più facile rispetto al passato, e quindi avrà minato, io faccio questa ipotesi, una sua, diciamo così, capacità di sentirsi bravo e quindi di poter essere sicuro magari come altri autori, no? Quindi arriva appunto a 20 anni, si dà da fare, inizia a buttare giù delle cose, quindi anche molto molto, diciamo così, acerbo, quindi con altri suoi, diciamo così, studenti, collaboratori, sì, studenti del conservatorio, scrive questa operetta, Il sindaco Babbeo, ci dà già il senso di queste cose. Poi si darà da fare, ma la sua capacità rimane molto molto circoscritta a Cremona, quindi lavorerà nel Teatro Concordia di Cremona come aiuto maestro, tanto che poi il Teatro Concordia sarà intitolato a Ponchielli, quindi diciamo dove inizia, poi in qualche modo lascerà la traccia, che sono merda anche, no? Quindi fa questo tipo di attività con delle piccole opere, prende questo testo dei Promessi Sposi, poi più volte ritoccato, riscritto in maniera più magistrale, ma non riesce più di tanto ad avere successo. Quantomeno a Cremona non ha successo questo testo? Sì, all'inizio insomma viene accolto tipidamente, rimane circoscritto alla zona cremonese, poi si dà questa la Savoiarda, e questa qui non ha gran successo, un po' dopo successivamente con cambio di titolo di stesura, quindi diciamo ha una fase iniziale molto difficoltosa, ecco, no? Non riesce a sfondare. E la cosa più, diciamo così, tra virgolette, che lo manda un po', diciamo, in crisi. Proprio mina la sua autostima. Quando in pratica dovrebbe essere primo grado, quindi dovrebbe essere data lui la cattedra al Conservatorio di Milano, invece no. Viene data un altro, e quindi lì appunto la sua autostima è già minima. Inizia a crollare, ma vedremo che riuscirà a trovare il modo e l'opera che lo porterà al successo e quindi a ripartire con un po' di autostima e sicurezza in sé. Ma iniziamo, prof, nel nostro primo brano musicale ad ascoltare, La danza delle ore, dato che abbiamo visto che è molto, cioè molto lunga, comunque per i tempi radiofonici è abbastanza lunga perché sono più di 9 minuti, allora abbiamo deciso di spezzettarla in due, quindi ne ascolteremo un primo pezzo adesso e un pezzo prima di lasciarci alla fine del programma. Pronti? Vai. Eccola qua, La danza delle ore.
eccoci qua in queste note, in questa opera, appunto La danza delle ore, che ci ha, come dice, fatto vivere Amilcare Ponchielli. E ritorniamo invece in quelli del 2018 per parlare appunto di lui, per vedere appunto questo suo periodo che sta rinascendo dopo la sconfitta che non l'hanno preso come la, per essere in cattedra al conservatorio. Lui è un po' dispiaciuto, però c'è una svolta, prof, giusto? Sì, diciamo che insomma lui ha battuto, in pratica non riesce ad avere quanto ritiene potrebbe essere il suo diritto, questa anche fase iniziale difficile, no, di non completa riuscita, tuttavia nell'872, quindi siamo già abbastanza avanti, a più di 30 anni, quasi 40 anni, finalmente una nuova versione dei famosi Promessi Sposi, quindi con un libretto nuovo, rinnovato, quindi questo famoso Emilio Praga, voglio dire, scrittore della fine 800 milanese, riesce ad avere un grande successo, quindi al Teatro del Verbo di Milano. Non più a Cremona, si sposta appunto a Milano, e qui a Milano viene accolto bene. Accolto bene e riesce ad avere un grande successo. E da qui parte anche la sua buona relazione con i Ricordi, quindi con la grande l'editore. Editore Ricordi, che di lì in avanti, no, lo sorreggerà, tant'è che proprio nelle ricordi, se usiamo questo bisticcio di parole, abbiamo una serie di elementi che ci segnalano questo carattere un po' insicuro, dove lui afferma che non scriverò più, che ha difficoltà, no, nel dare voce a questo autore, a questi personaggi, no, e che tutto il suo lavoro di lunghissimo tempo verrà disfatto in 2 ore di spettacolo dal pubblico, quindi è anche un po' insicuro di quello che è il giudizio degli altri, il giudizio sui suoi lavori. Oggi si direbbe concentratura esterna, dipende molto dall'esito. Locus of control esterno. Esattamente. Però guardando la foto del nostro Amilcare Ponchielli, abbiamo questa foto di questo omone tipico fine 800. Con un super pizzetto. Sì, con questa imponente barba sul musetto, no? E questo sguardo un po' accigliato. Dallo sguardo sembrerebbe uno di questi soggetti d'acciaio, no? E di quercia, eppure un'anima molto sensibile, tant'è che la musica che abbiamo appena sentito proprio ci fa da ponte, no? Tra l'atteggiamento anche molto per certi versi pieno di valori, no? Risorgimentali di un Verdi, alle musiche di un Puccini, ecco, direi proprio, tant'è che la vita di Ponchielli si sviluppa in questa fase finale dell'Unità d'Italia, ma lui di politica, di risorgimento non si interessa, assolutamente. Cioè, Verdi, che era un po' il simbolo, no, del risorgimento italiano, Puccini poi sarà della fase della sviluppo dell'Italia unita, e Ponchielli lì in mezzo, insomma, lì, un po' con un piede. Non si interessa di musica e basta, cioè, nel senso, quello è il suo orticello. Già faceva fatica a gestirsi questo orticello che era insicuro, figurati si andava a mettere il naso in altre cose che non erano di suo piacimento. Ma prof, queste sue opere messe in teatro danno la spinta a una nuova cosa per Ponchielli. Eh sì, qui c'è il colpo di fulmine. C'è il colpo di fulmine e una tale Teresina Brambilla colpisce il nostro Amilcare. Lei, appunto, anch'essa una cantante durante la sua opera, cosa fa? Lo ammalia. Ma diciamo che la cosa importante, il successo, tra l'altro, di questa opera dei Promessi Sposi, è anche dovuto al fatto che c'è questa voce. Questa Teresina Brambilla ha una gran bella voce, fa parte di una famiglia di voci importanti, no? Zia, nonna, mamma, eccetera, cantanti liriche. La sua è la migliore e è uno dei anche motivi per cui porta a successo. E da lì in poi canterà moltissime cose di Ponchielli. Sì, esatto. No? Quindi, cioè, anche perché poi non abbiamo ancora rivelato, ma si sposarono, e quindi per Ponchielli sarà quasi sempre la sua protagonista nelle sue opere. Sarà lei che terrà appunto il ruolo da protagonista, avendo questo grande
questa grande voce, questa grande dote, e per di più avendo anche questa collaborazione non soltanto professionale ma anche di vita, anche di vita, con Ponchielli, in cui secondo me tra virgolette regista e attore, se c'è anche questa spinta in più di empatia, di sintonia, l'attore riesce ancora meglio a lavorare, come abbiamo visto anche nel cinema, un sacco di attrici sono moglie di registi. Sì, ma è una cosa interessante, tra l'altro questa voce significativa, questa voce milanese, bambina, per il nome d'arte, ci racconta tutto, 11 anni più giovane. Difatti lei avrà una vita anche abbastanza lunga, muore nel 21, quindi sì. ben lungo sarà il periodo di vedovanza. Non avranno figli, almeno non abbiamo nessun dato che ci segnala di figliolanze, e comunque questa Teresina è un personaggio importante, quindi farà attività significative cantando sia Wagner sia altri grandi autori, Verdi eccetera, nei teatri milanesi, bolognesi eccetera, quindi sicuramente una figura importante era una coppia lirica. Entrambi di talenti. Sì, forse magari dal punto di vista di successo di più lei. Più lei. Però diciamo che da quando ha questo grande successo alla Scala con I Promessi Sposi, avendo la Teresina come protagonista di cui poi si innamora, inizia una rinnovata attività creativa per il nostro Amilcare Ponchielli. Sì, comincia la cosa ad andare molto bene. Quindi abbiamo un periodo di grande successo. E poi appunto trova in Milano la sua nuova casa, cioè da Cremona si trasferisce definitivamente a Milano e appunto trova in questa città l'ambiente propizio per creare. Trova forse quella condizione di sicurezza che tanto agognava. Per alcuni anni effettivamente è un po' la stella della lirica italiana. Certo, si deve dire però che Amilcare il suo carattere non è che poteva cambiare così dall'oggi al domani, era sicuramente più rinnovato, più creativo, ma avendo un carattere molto introverso e insicuro lo portava a volte a momenti di depressione, però vabbè, ci sta, sei un artista, ci sono momenti super pieni e dei momenti un pochino scarichi, quindi vabbè, anche lui aveva i suoi momenti down, prof. È una bella figura, quindi da un certo punto di vista lo rende molto simpatico. Molto umano. Molto umano. Assolutamente. Ma poi abbiamo un'altra opera che fa scalpore a Milano. E abbiamo il successo più grosso. Nel 76 debutta la Scala appunto con La Gioconda. La Gioconda che ha dentro questo brano. La danza delle ore. Danza. Quindi sicuramente è la sua opera più grande, tutt'oggi presente nei cartelloni. Quindi. Beh, c'è cioè, però da dire, prof, che il libretto era stato scritto da Arrigo Boito, che non era l'ultimo degli scappati di casa di scrittori. Comunque era, se non ricordo male, Arrigo Boito era uno scrittore della Scapigliatura, cosiddetta Scapigliatura. Sì, sì, diciamo che in qualche modo si trova al momento giusto, nel posto giusto, con questa filone interessante di letteratura italiana, di rinnovamento, un autore importante, e questa in pratica riprendono e ricostruiscono questo dramma di Hugo e lo reinventano su questo tipo di, diciamo così, di stimolo, e viene musicata La Gioconda. Gioconda che diventa l'opera centrale, significativa, importante. C'è da dire che la scrittura di quest'opera non è stata così immediata, cioè il nostro Ponchielli ha, come anche per le altre, ha avuto vari titubamenti, come si può? Titubanze. In questi giorni così invento parole, prof. E riportano i dati che inizia a scrivere Danza delle Ore quando le prove di canto erano già iniziate. Cioè, comunque lui è lì e man mano che loro cantano. Deve andare in scena la Gioconda, ancora manca dei pezzi. Sì, sì. Da scrivere, li scrive. Voglio dire, forse poi lo stress che doveva scrivere ha dato, no, lo ha aiutato, perché esattamente La Danza delle Ore è una delle più famose, una delle più belle secondo me del suo repertorio musicale, scritta in poco tempo ha strizzato quello che c'era di buono dentro Amilcare. Sì, tant'è che è nel cartellone, arriva a portarla in scena alla fine della stagione, quindi ha successo ma ha poche repliche nella prima fase, perché si chiude con l'estate il cartellone della Scala, quindi è fortissima stagione. Cosa, no?
non si poteva pensare altrimenti. Prof, ci lasciamo per qualche minuto, così andiamo ad ascoltarci un pezzo della Nannini di Bennato, un pezzo che mi ricorda tantissimo i mondiali 90, erano giusto? Sì. Con un'estate italiana, perché anche se è un po' inverno abbiamo voglia di un po' d'estate, prof, giusto? Sì, un po' di spirito estivo. Un po' di spirito estivo, un piccolo spazio pubblicitario del nostro palinsesto e poi ritorniamo con Amilcare Ponchielli. La musica che ti ha trapiantato qualcheduno, ecco, la musica che si scopre, la musica è così, no? Allieta le ore, le situazioni, i momenti. Mantra Sound, ogni domenica alle 21 su replive.it. We'll be right back.
Sembra di avere una squadra di muratori bergamaschi in casa. Non vi preoccupate, è la musica del To The Club che a volte si fa così violenta. Però c'è Watcher, qualcuno di voi magari forse l'avrà riconosciuta nella sua versione originale, ma questo è un remix fatto da quella mente malata di Vacula. E ne ha fatto anche un altro un po' più normale, ma questa è la dub, a noi piaceva così. To The Club, ogni mercoledì alle 21 su replive.it. La fede con il prof, la fede con il prof. Rieccoci tornati, prof. Ero così distratta dallo spot del To The Club che mi ero dimenticata di riposizionarmi il microfono davanti alla bocca. Bene, a memoria per memoria, no? Il bel pezzino fatto prima dalla Nannini ha fatto in mente due immagini: una bambina con il grembiulino che canta e balla su queste note, ma chissà chi potrà mai essere, chissà chi potrà mai essere, e il gol di Maradona che in quei mondiali ci buttò fuori dalla fase finale della gara, che era l'Argentina, no, di Maradona contro l'Italia. Fummo battuti dal famoso gol di Maradona. Vabbè, un'estate calda e da questo punto di vista non piacevolissima per ma come penso anche quella di quest'anno, no? A quest'anno non c'è neanche da discutere. Esatto, quest'anno non ce n'è neanche da discutere, perché l'Italia non si è neanche qualificata a fare altro. Esatto, ma invece prof, noi siamo qua per non parlare di sport, perché appunto io almeno non ne ho le competenze. Torniamo su quello che invece è il nostro campo, che è la cultura, o quantomeno la storia di questi personaggi che sono i protagonisti delle nostre vie. Oggi appunto Amilcar Ponchielli è il nostro protagonista, il nostro amico che andremo a indagare. Abbiamo visto che si è sposato, ha un momento abbastanza felice, e adesso si è trasferito a Milano e ha appunto composto la Gioconda. Prof, facci un po' un piccolo riassunto di quella che è la Gioconda, cioè questa storia che cosa racconta? Crediamo che tutte le opere liriche hanno sempre uno sfondo, un drammone, quindi all'epoca le trame spesso sono intricate tra vicende, eccetera, no? Quindi abbiamo dalla Traviata alla Ida di Verdi, piuttosto che la Bohème, eccetera. Beh, quindi siamo in quello tipo di sfondo. E qui la Gioconda, che è la storia principale di un intreccio d'amore, diciamo un po', questo è il dato. Appunto, diciamo, ripresa da un soggetto di Victor Hugo, Rigoberto poi la ristruttura. Cosa accade? Abbiamo la Gioconda, questa bellissima ragazza con che sua è la madre, protagonista. Che è la protagonista, con sua madre che però è cieca, e siamo a Venezia, questa Venezia turbolenta nel periodo carnevalesco. Fine Settecento più o meno, questa è l'ambientazione. Cosa accade? Che c'è una condizione in cui un soggetto, Barnaba, che si invaghisce della Gioconda. La Gioconda neanche per sfiore, anche perché aveva un fidanzato, un certo Enzo. Soltanto che Barnaba è un bastardo. Brava, perfetto, questa è la parola inadeguata. Accusa la madre della nostra Gioconda di essere una strega, o comunque di atti di stregoneria, quindi un possibile processo dell'inquisizione
comunque una condizione di messa sotto una inchiesta. Cosa accade? Che una interviene in aiuto della mamma di Gioconda, questa Laura, che cerca di salvarla, riesce a salvarla, solo che in questa frangente Enzo, il fidanzato della Gioconda, rimane colpito. Sì, ambedue si colpiscono, e la cosa che è interessante è che erano stati in gioventù, quando erano ambedue ragazzi, erano il loro grande amore, no? Poi dopo le vie, probabilmente le strade che ognuno ha compiuto sono state diverse, e la nostra Laura si è sposata con questo Alvise e si ritrovano proprio a causa del fatto che si era interessata della vicenda della mamma della Gioconda. E quindi si riaccende la passione tra questi due personaggi, tra Ezio e Laura. Enzo e Laura, non sbagliamo i nomi. Che sennò qua poi non capiamo più niente, questo beautiful. E cosa accade? Che Gioconda cosa fa? Invece di prendersela, è riconoscente con Laura che ha salvato la madre. Sa che il marito di Laura vuole ammazzarla, quindi questo Alvise vuole uccidere Laura, e lei invece l'aiuta. Aiuta Laura e indirettamente aiuta anche il nostro Enzo a scappare. E quindi i due amanti ritrovati riescono a scappare. Anche con l'aiuto appunto della Gioconda. E tra l'altro l'aiuto è doppio, sia da un lato perché i due possono andare, sia dal fatto che per salvare la condizione in cui si stanno mettendo dentro i due soggetti, cosa fa? Suggerisce, indica a Barnaba il fatto che lei potrebbe essere la sua donna se Barnaba lascia scappare Enzo. Però non ti piace prof Enzo, Enzo è più forse interessante Enzo che Enzo, non lo so. E così accade, soltanto che lei a quel punto, quando Barnaba arriva al dunque, pur di non concedersi, si Gioconda lascia cadere su un pugnale, e quindi in pratica c'è questo suicidio finale della protagonista Gioconda. Sì. Questa è la storia, diciamo, proprio in sintesi estrema. Credo che emergano abbastanza bene alcune tratti interessanti che dell'epoca, no? Quindi abbiamo questi personaggi femminili che o sono dei gaglioffi o sono dei violenti, perché sia il marito Alvise, che vuole uccidere la moglie, sia questo Barnaba, che a tutti i costi vuole possedere Gioconda, si dimostrano soggetti molto, molto negativi. Il nostro Enzo, che io ho ribattezzato Ezio, bel bello, lui se la dà a gambe. Fatti suoi. Ezio per gli amici. Ezio per gli amici. E quindi emergono come figure positive in maniera diversa la madre cieca, che cerca in tutte le maniere, no, di salvare la figlia. E tra l'altro poi alla fine questo Barnaba, quando lei si uccide, quindi in pratica negandosi, gli rivela che lui ha ucciso la madre, o ha fatto uccidere la madre. Quindi in questa vendetta postuma, no, che tratteggia tutta la negatività del personaggio. Beh, l'aggettivo che avevo trovato era adeguato al personaggio. Comunque. Sicuramente. E credo che per certi versi quest'opera, che certamente è un'opera che vuole essere il melodramma come tante simili, e credo che abbia questo tratto generale che metta in luce una caratteristica con cui purtroppo facciamo i conti con oggi, no? Quindi quello che noi oggi abbiamo sempre presente, giustamente, no? le vicende connesse con la violenza che va da questa domestica sino, no, al femminicidio, sino al fatto che proprio in questi giorni nel red carpet queste attrici tutte vestite di nero, no, per protesta contro, sì, contro le avance fatte molestie, avance, nel mondo del cinema. Ecco, credo che forse si è dato poca attenzione allo spessore, cioè si sono sempre letti come fossero appunto solo dei drammoni dello spettacolo. Credo che in realtà siano molto più esplicativi di una condizione, potremmo dire, sociale, psicologica italiana, ma probabilmente non solo italiana, e solo oggi siamo in questi ultimi anni cominciamo a liberarci, no, di questa tara di atteggiamenti sia di prepotenza, no, che di autoritarismi.
Quindi credo che sia interessante, quindi non leggerla in questa maniera. Assolutamente, non è soltanto un dramma di fine Ottocento, ma può essere riletto anche sotto altre chiavi più moderne. In questo momento, prof, il nostro Amilcar è super mega pieno di fama come compositore e quindi arrivano due riconoscimenti finalmente nella sua carriera. Quindi arriva la cattedra di composizione presso il Conservatorio di Milano, finalmente è arrivata. Ce l'ha fatta. Ce l'ha fatta. Ah. E come dicevi tu all'inizio, i suoi allievi sono Puccini e Mascagni. Quindi voglio dire, sotto le sue grinfie ci sono quei compositori, cioè quei ragazzi che poi diventeranno compositori importanti per l'Italia. L'altro riconoscimento cosa lo nominano? Lo nominano maestro di cappella della Basilica di Santa Maria Maggiore in Bergamo. Quindi in pratica finalmente riacciuffa, sì, quel tipo di riconoscimento che gli avevano sottratto forse in maniera fraudolenta, no? nel passato. E quindi raggiunge, potremmo dire, l'apice della sua carriera artistica e proprio in questo momento si trova a essere, come prima accennavamo, questo spartiacque tra due grandissimi, no? Verdi e Puccini, in pratica. Bene, basta. Potevo fare anche la break adesso. Ah, ok, il prof mi comanda la regia. Comandandomi la regia passo subito con un pezzo che abbiamo scelto prima della puntata, una canzone che mi sta molto a cuore e adoro, che è di Bob Marley, Redemption Song. Old pirates, yes they rabbi, sold I to the merchant ships. Minutes after they took I from the bottomless pit. But my hand was made strong by the hand of the Almighty. We forward in this generation triumphantly. Won't you help to sing these songs of freedom? 'Cause all I ever have, redemption songs, redemption songs. Emancipate yourselves from mental slavery. None but ourselves can free our minds. Have no fear for atomic energy, 'cause none of them can stop the time. How long shall they kill our prophets while we stand aside and look? Some say it's just a part of it. We've got to fulfill the book. Won't you help to sing these songs of freedom? 'Cause all I ever have, redemption songs, redemption songs, redemption songs. Emancipate yourselves from mental slavery. None but ourselves can free our mind. Oh, have no fear for atomic energy, 'cause none of them can stop at the time. How long shall they kill our prophets while we stand aside and look? Yes, some say it's just a part of it. We've got to fulfill the book. Won't you help to sing these songs of freedom? 'Cause all I ever have, redemption songs. All I ever have, redemption songs. These songs of freedom, songs of freedom. Mm-hmm.
fino all'ultima nota il nostro Bob Marley, perché non si può interrompere una canzone di Bob Marley così entrando con la voce e parlando di Amilcare Ponchielli, e quindi ho deciso di, col mio potere da regista, di mandarla fino all'ultimissima nota. Ma meritava, dai. Meritava. Assolutamente. Siamo, prof, nell'ultimo blocco di chiacchiere su Amilcare Ponchielli, e quindi anche così è arrivata verso la fine la biografia del nostro Amilcare. Abbiamo detto quasi tutto, rimane da accennare proprio questa fase di grande successo che gli permette di essere uno dei protagonisti, diciamo, prima della lirica, del spettacolo artistico italiano. E però da questa grande condizione di positività, di successi, rimane bloccato, non farà più grandissime cose, farà due opere che avranno nella sua fase contemporanea, quindi questo Figliol Prodigo e Marion Delorme dell'880 e 885, un buon successo, ma spariranno poi dal cartellone, quindi in pratica nessuno ne ha più sentito parlare. Quindi un gran successo nel breve periodo, ma non lasceranno traccia. Diciamo che oggi forse solo la Gioconda che è rimasta come opera presente nei cartelloni dei grandi teatri mondiali. E difatti lui nel dicembre del 1885 a Piacenza, per una replica della Gioconda con la Teresina che canta, e qui viene preso dal morbo, dalla broncopolmonite, e quindi deve tornare a casa. Immagino, credono che potrebbe essere curato meglio a Milano, torna a Milano, ma il viaggio per Milano probabilmente non è ben adeguato, si dice prima che carrozze fredde, no? In pratica in quelle ore di trasferimento, ma siamo fino a 800, i treni andavano piano, quindi non è come oggi Piacenza-Milano che in treno, l'altra città, in quarto d'ora sei a Piacenza, no? Non era certo così, e quindi la malattia si aggrava, e quindi da dicembre, il 16 gennaio... ci lascia il nostro Amilcare Ponchielli. Questo è un po'. Quindi tra qualche giorno ci sarà l'anniversario appunto della sua morte. E la cosa che prima si accennava, lui in mezzo a questi due grandi Verdi, e c'è Verdi e Puccini, in realtà Verdi morirà dopo di lui, quindi in realtà ci lascia prima di questo suo grande punto di riferimento, che era Giuseppe Verdi. Quindi un Ponchielli interessante che ci ha dato così un bel regalo anche quest'oggi della famosa danza delle ore, che ci allieta e ci in qualche modo, no, ricorda anche la grandezza della musica italiana. Sì, infatti, dato che ce l'abbiamo, studiamola e conosciamola. Anche questo, per questo, prof, c'è Acme, all'inizio era nato proprio per questo. Ottimo. A servizio pubblico, allora. A servizio, un po' come una scuola però fatta volontariamente, cioè ascoltata volontariamente. Cioè, se vuoi imparare qualcosa o sapere qualche curiosità, clicca sul podcast e ascolta queste notizie che ti diamo, queste curiosità che ti diamo. E quindi era nato così, almeno nella nostra idea originaria, giusto, prof? Cerchiamo per quanto possibile di metterli un po' di luci. Un po' di notizie, un po' come diciamo sempre, quando vi trovate a fare l'aperitivo con i vostri amici una serata o a pranzo, a tavola, così, perché non uscire con una frase: ma sapevate che Amilcare Ponchielli ha scritto La danza delle ore? Eh già. Ottimo. Quindi, prof, parlando appunto di danza delle ore, ci ascoltiamo la seconda parte della danza delle ore e poi ci salutiamo e ci sentiamo settimana prossima. Bene, allora, arrivederci a tutti. Buon weekend. Thank you.
facciamo oggi? Quello che facciamo sempre, Fede. Cercare di conquistare cane grate e il mondo. La fede con il prof, la fede con il prof. Per ogni via nascosta il prof ha sempre una risposta. Lei curiosamente lo interrompe di frequente. Che coppia, la fede con il prof, 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 prof. RipLive.it. The next step.